partiti, grande spinta del 136, veramente mostruosa, quadrelli calisti, stanno arrivando alla curva dei telefoni, a voi regia. Allora, alla curva della tartaruga vediamo l'equipaggio numero 136 che è in vantaggio sull'equipaggio numero 16 e poi su tutto il resto l'equipaggio numero 420 sfila l'equipaggio numero 14 Casini Cerasi il Camino. Allora, vediamo che alla curva del teatro 136, 16, 14 e 16, ecco gli equipaggi che stanno entrando alla curva di Piazza Colligola, la proverbiale frenata e poi gli spingitori che scendono per imboccare la curva e spingersi in via Perleone. La spinta è fenomenale, è portentosa di tutti e quattro gli equipaggi, anche se l'equipaggio numero 136, Luca Quadrelli, Angelo Calisti, Valentino Cucci ormai sembrano avere le redini della batteria, anche se mai dire mai, perché stiamo arrivando a curva Cecili. Infatti il numero 16, ecco che sta prendendo. Ah, c'è stata una balla, un vaporetto a balle, vediamo chi è, non si è capito bene. Comunque l'equipaggio numero 136 che sta imboccando adesso la curva dei picchi, seguito l'equipaggio numero 14 e il spettacolare l'equipaggio che è montato proprio sopra le balle lì alla fine delle piantarelle. Vediamo adesso chi vince, ma non c'è storia, stanno prendendo la corsia, eccolo qua, equipaggio numero 136, si piazza al primo posto, secondo l'equipaggio numero 14, probabilmente appoggiato sopra le balle c'è cioè l'equipaggio numero 16, anzi non c'è più perché lo vediamo scendere. Dietro di lui c'è la favolosa Mustang dell'Auto Pama che ha fornito le staffette per questa edizione della Corsa dei Vaporetti. Eccolo qua, ci sembra tutto a posto, tutto ok? Ah, ma è Maurizio Urmu che è andato a balle, lui ci è abituato, a voi la linea.